senza un movente, senza un perché. Ragazzi che escono di casa per trascorrere una serata in allegria con amici e fidanzati. Adolescenti che a casa non faranno più ritorno. Vittime di una violenza immotivata che non conosce tregua né spiegazioni. Un filo rosso lega la drammatica vicenda di Willy Monteiro Duarte all'omicidio di Emanuele Morganti, avvenuto ad Alatri nella notte tra il 24 e il 25 marzo del 2017. Due giovani uccisi per uno sguardo, forse una parola detta male. Lo stesso agguato vigliacco, l'accanimento del branco, l'indifferenza di chi c'era e non parla. Emanuele esce di casa con la fidanzata, un banale diverbio in discoteca, una spinta di uno sconosciuto, poi la reazione. Emanuele viene allontanato dal locale e dal butta fuori. Fuori però accade l'inferno. Pugni, botte a più riprese, fino a togliergli la vita. 16 anni di carcere a 3 dei 4 giovani imputati, accusati di omicidio preterintenzionale. Qualche mese più tardi toccherà ad Arturo, 17 anni, in via Foria a Napoli. È un tardo pomeriggio di dicembre del 2017. In questo luogo Arturo viene approcciato da un ragazzino molto basso di statura, che lo approccia con una scusa e poi altri tre da dietro lo cominciano ferocemente ad accoltellare alle spalle. 9 anni e 3 mesi la condanna in via definitiva per i tre aggressori. Gaetano, come Arturo, qualche settimana più tardi finisce nel mirino del branco e ridotto in fin di vita. Viene aggredito alla stazione della metro di Chiaiano da 10 adolescenti. Gli avevano chiesto di dove fosse. La colpa di Gaetano è di non aver risposto. Finisce in ospedale in gravi condizioni. Gli viene asportata la milza, ma è miracolosamente salvo. Quale sarà stata la colpa di Filippo Limini, 24 anni, ucciso il 15 agosto scorso, picchiato e investito 2 volte con un'auto da 3 giovani nel parcheggio di una discoteca a Bastia Umbra. Non c'è motivo, sono solo vittime innocenti della rabbia cieca, della povertà educativa, della violenza da esibire come motivo di orgoglio e che aspetta solo pretesti per sprigionare.